realizzato nel 1938, Therese Quessonia ed esposto nel 2017 al Metropolitan Museum di New York, ha provocato l'indignazione di un migliaio di civili e colti cittadini della capitale del pensiero liberale. Che sia un quadro inquietante, non vi è dubbio. C'è persino un gatto. La fanciulla in fiore è presso una finestra e si gode il sole. Ed il fatto che sotto sotto il gatto lecchi nel piattino non ci dovrebbe interessare più del rossore della guancia più esposta, il portafiori trasparente, la Babbuccia color rosso sulla sedia di paglia su cui Teresa siede, allargando le gambe, sapendosi coperta da mutandine bianche che prendono la forma che più si conviene. Il voyer si dovrebbe eccitare ed il ben pensante scandalizzare. Sempre Teresa in esercizio ginnico su una panca vista di scorcio, scopre ampiamente le cosce. Nessuno reclama. Dovesse in poltrona leggere il giornale, quel che a noi spiace è il veder crescere la testa fuori misura, errore dei pittori principianti. Così va meglio. Perché la cultura arricchisce il cervello, non ingrandisce il cranio, che invece si riempierà di dubbi e la sorella medita se sia corretta o no l'ombra proveniendo la luce dal nostro lato. Si sa, il futuro è incerto, leggere le carte in camera da letto non va confuso con un Esercizio solitario Nel 1934 la lezione di chitarra esposto in una galleria privata a Parigi, la città delle follie, suscitò clamore. Che tipo di lezione è? Cosa suona l'insegnante? La viola d'amore e l'allieva il campanellino del capezzolo? È forse una iniziazione ad un'età difficile che Baltus ha il coraggio con realismo caravaggesco di mettere in prima luce? Scoprire è scandalo, indecenza, rivelazione. Il gatto non giudica. Vestita a metà è accettabile per quanto i seni siano prematuramente cresciuti, così come Baltus, che scomparirà il 18 febbraio 2011 in Svizzera, dopo due matrimoni, tre figli sopravvissuti, due arruolamenti con l'esercito francese, amicizie innumerevoli e, ovviamente, dopo essere nato, il 29 febbraio 1908 a Parigi. Avrete capito dal nostro tono ironico che l'estetica di Baltus non ci piace, ancora una volta lo vediamo con la testa troppo grande, tuttavia difendiamo il suo diritto d'espressione. Michelangelo, il nostro mito, denudò Aurora. E nel tempio massimo della cristianità, santi, martiri e persino domine Dio, tant'è che Maria non sa da che parte guardare. Caravaggio elevò ad angelo un ragazzino sfascia aiuto. E che vuol suggerire Bernini, uomo di mondo, con l'estasi di Teresa? Non è quella di Balthus, questa è santa. La Maia desnuda di Goya vuol mortificare la carne celebrando la spiritualità? Van Gogh trovava le modelle sotto i girasoli? E poi, in sincerità, per isolare i mostri, esorcizzarli, vanno affrontati anche quelli interiori magari senza scorticare come suggerisce Gerard David o rivelare recondite pulsioni come le signorine dello stesso pittore. Per cui lasciamo l'arte all'arte. Piaccia o no è solo artificio. E se qualcuno s'offende, sbraita, taglia la tela o demolisce le opere, Freud ha ah, un lettino sempre libero. Cribio, sembra un'alcova.